Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi signori, oggi torniamo con un gioco pazzesco, un altro episodio di Manor Lords, dove il nostro re Franco sta facendo tanto per il nostro, per il suo popolo. La mettiamo così, aspetta un attimo, qua staccando le madonne. Aspetta, grazie, togliamo la musica, grazie, sto parlando con i ragazzi. Staccando le madonne, e io staccando i ragazzi. Comunque, detto questo, quindi, raga, il nostro re Franco ha fatto tanto. Allora, ragazzi, ho accettato molti consigli che mi avete dato. E, diciamo, nell'episodio scorso avevamo fatto tanto. Abbiamo fatto import-export, ho comprato e venduto tanto. Infatti, adesso vedrete quante risorse abbiamo. E, diciamo che ho messo tanta gente a lavorare. E, diciamo, che tutto lo sforzo, dopo che ci avevano distrutto, ci avevano attaccato, ci hanno messo fuoco al villaggio, ci hanno depredato cibo, risorse, stiamo pian piano risalendo la china, e più stiamo risalendo, signori, perché adesso andiamo a vedere, intanto carichiamo la partita. Adesso vi faccio vedere, intanto ragazzi, un bel pollicione in su per supportare serie e canale, e soprattutto, ragazzi, è gratuito mettere like e iscrivervi al canale, sono gratuiti, anche sotto iscrivervi, tutti i link sono gratuiti, ragazzi. Iscrivetevi, attivate la campanellina, mi raccomando, e niente. Allora ragazzi, vedete quante risorse abbiamo, guardate signori, abbiamo 1000 sacchetti d'oro, ragazzi, ho venduto come un dannato su qua, ragazzi, questa è la cosa fondamentale, il punto di scambio. No, ho stoppato un po' tutte le merci, stoppa il commercio, ma abbiamo venduto come, ragazzi, come non mai. Questo è un punto, metto un attimo pausa perché lo voglio proprio dire bene questo gioco, se ci giocate alle prime armi, il punto di scambio dove potete commerciare, prendere, vendere, e ragazzi, la cosa più importante. Io mi sono fatto 1000 sacchi d'oro, ho cominciato a mettere, abbiamo anche qualche ricchezza per quanto riguarda il re, quindi già qualche cittadino è più ricco, quindi comincia a pagare anche qualche tassa, e abbiamo anche 1000 sacchi d'oro qui nelle tasche del nostro re Franco. Questo, ragazzi, è molto importante. Infatti, se voi andate a vedere il video precedente, abbiamo fatto un po' di import-export, avevamo venduto, avevamo messo a lavorare l'argilla, l'avevamo venduta. E ragazzi, sembra banale, 12, 2 sacchetti d'oro, ma quando giochi e mandi il tempo avanti, ragazzi, paga. Più poi, non ci avevamo, ricordavate che ci avevamo il problema del cibo? Ho comprato un po' di cibo, ho comprato un po' di carne, ho comprato il miele, ho comprato le mele, ho comprato il miele. Poi ho comprato un po' di legna da ardere, un po' di carbone, anche se non abbiamo ancora la carboniera, però ho comprato il carbone. Qua abbiamo i campi che ci fanno il grano, quindi siamo bene. E qua, ragazzi, ho cominciato anche a comprare pian piano la roba. Ovviamente, ragazzi, tutto da qua, tutto da import-export ho fatto la cosa. Infatti, come potete vedere, ho stoppato tutto il coso del commercio, perché adesso non ci serve. Attualmente siamo bene, adesso dobbiamo andare avanti noi con le nostre forze, perché se io continuo a spendere soldi, sì, è vero che ci dà profitto, attenzione, ci dà profitto, abbiamo anche molta scorta di cibo e combustibile, questa è una cosa che è fondamentale, infatti siamo tornati molto di più. Abbiamo 5 punti di sviluppo, perché siamo andati molto avanti, infatti vedi, mancano 2 case da livellare per prendere altri 5 punti, quindi possiamo anche sbloccare e livellare queste cose qua, quindi non so se in questo episodio andremo a sbloccare proprio questa cosa qua. Però vediamo un attimo. Quindi vi sto spiegando che il punto di scambio, ragazzi, è fondamentale. Ho messo poi un altro dove sta? Mi sa che stava qua. Un'altra capanna che attualmente non ci lavora nessuno, perché ci serve. Infatti dobbiamo fare altre case. E l'ho stoppata un attimo, l'ho messa in pausa, perché la carne adesso, comunque, l'ho comprata, ci sta. Quindi ho messo anche un altro cacciatore per fare di più. Ho messo un altro campo di carote, ho messo un altro pollaio, e quindi diciamo che ho comprato, venduto, messo i cambi, e ragazzi, e questo è il nostro risultato di oggi. Oggi cosa dovremmo fare, ragazzi? Ovvero completare le case livello 2. Quindi, visto che adesso c'hanno cibo, c'hanno tutto, potremmo completare. Ah no, già l'ho messo a fare livello 2. Eccolo qua, facciamo pure questa. Andiamo avanti, così completiamo anche questo obiettivo.
Dobbiamo aumentare i granai perché sono pieni i granai. Quindi cerchiamo di aumentare anche la capienza dei granai. E quindi ragazzi, oggi questo, andiamo avanti, mettiamo altre case e costruiamo altra roba che serve, ovviamente. Case per fare più gente che per lavora, perché adesso non abbiamo attualmente la gente che lavora. Quindi qua i campi stanno andando bene. Aumento del livello di insediamento. Nuovo punto di sviluppo, ragazzi. Eh sì, signori, stiamo livellando, l'ho detto, signori. Quindi abbiamo 6 punti. Allora, con 6 punti cosa possiamo sbloccare? Cosa ci può servire? La capacità di tutti i depositi di bacche? No, questo non tanto. Cattura gli animali, scoicoltura, e cacciatori dicendo anche più pelli? No. Questo, ragazzi, possiamo metterlo. Le mele, la cosa più importante. Io andrei a sbloccare proprio questo, le mele. Poi andrei a sbloccare... No, vabbè, questo non ci serve. Fornitori stranieri. Perché ragione abbia... Ma andiamo a metterci anche questo, ragazzi. E... produzione di carbone. Avevamo sbloccato. Estrazione profonda. Milioni profonda. Risorse. Allora, e sbocchiamo questo. 3 punti, ragazzi. Ce li teniamo. 3 punti, ce li teniamo. E il prossimo obiettivo è portare case a livello 7 e 3 case a livello 3. Vabbè, questo mo è una cosa da fare, però attualmente stiamo andando avanti. Allora, mettiamo avanti. Allora, io direi di costruire altre case. Attualmente, ragazzi, possiamo soldare anche un esercito. Perché io ci voglio provare a prendermi questa cosa qua. Perché qua c'ha dei depositi ricchi di roba, depositi ricchi anche di ferro. E sinceramente, anche se qua abbiamo il campo dei banditi, ne abbiamo 2 di campi di banditi. Volendo, si potrebbe fare anche un assalto. Non mo, perché mo siamo bene. Aspettiamo un pochettino ancora, non dico un altro episodio, ma aspettiamo un pochino perché vorrei fare l'assalto qui che c'è un po' il deposito ricco. Qua c'è il deposito ricco di argilla, sinceramente no. Però, vabbè, noi ragazzi, l'obiettivo è prendere tutto. L'obiettivo è prenderci tutto. Però questo confinante a fianco interessante. Interessante, quindi potremmo essere noi a attaccare per primo la prossima volta. Comunque, vabbè. Andiamo avanti, qua le pecore, sì, perché le stavamo importando anche le pecore. Stavamo importando le pecore, vero? Commercio... Ah no, abbiamo stoppato anche le pecore, sì sì. Vabbè, mo le pecore non ci serve. La birra, queste stanno a fa. Questi fanno l'orzo, fanno la birra. La birra ce l'hanno, allora, diciamo che siamo messi bene. Allora, queste stanno a costruire. Bottega del fabbro, attrezzi lance... Aspetta, io volevo fare un'altra casa. Tanto quel livello 2 pure. Vai, facciamo un bell'albero di meli. Vogliamo fare un po'. E fammi pure questo livello 2, dai. Voglio fare cose di livello. Voglio fare qualche frutteto. Ah, livello di fede, ragazzi, sì. Dobbiamo anche aggiornare la chiesa. Vai, ragazzi, aggiorniamo anche la chiesa. Oggi tutto un upgrade generale in questo episodio. Allora, qua il pollaio. Vedete quanti pollai ho messo? Ragazzi, questo fa... Che fa? Questo fornisce pelli. Allora, facciamo anche questo che ci fornisce le pelli. E... qua ci mettiamo anche le mele. E raga, mettiamo un po' qualcosa anche di mele. Poi vediamo. Intanto qua c'è stata la felicità, non ho capito perché. Cosa manca? Cosa vogliono che non c'hanno? Poi allora, cosa possiamo costruire ancora? Ah, le case, giustamente, ragazzi. Le case... E la cosa... ma guarda, cazzo le facciamo le case però? Possiamo farle qua? Ah sì, facciamo una bella zona residenziale del genere, ragazzi. Continuiamo a costruire. Ovviamente... raga, sto pensando di fare un attacco. Potremmo farlo un attacco, volendo comunque. Potremmo farlo. Ok. Allora, andiamo a costruire... La cosa che dobbiamo... Allora, il pozzo già ci sta, però, sai com'è? Fare un altro pozzo. Taverna, carrello per il cibo. Il carretto per il cibo... Ok. Poi, cosa possiamo costruire? Intanto la chiesa... ci hanno rubato ste bastardi. Continuano a rubare le cose qua.
Qua volendo, ragazzi, un altro campo tra poco ce lo andremo a fare. Tanto qua le pecore due mo. Ma vogliamo fare una cosa? Ma vogliamo importare qualche altra pecorella in più? Allora, commercio, mi importi le pecore, grazie. Importa. Guarda, ve ne importi 5, ok? Grazie, molto gentile. Ne importiamo 5, ragazzi. Almeno cominciamo anche a avere un po' di pascolo. Possiamo fare pure dopo, che ci mancava. Allevamento che l'avevamo fatto. Ah, un campo, possiamo fare un altro campo. Allora, questo cosa fa? Questo fa l'orzo, orzo e grano. Potremmo fare un altro campo sempre qua vicino. Una volta facciamo di lino, facciamo un bel lino, dai. Ovviamente alta pure qua. Eh sì, raga, almeno cominciamo anche a fare un po' il lino, cominciamo a fare un po' le altre cose. Vediamo un po' che si poteva mettere ancora pure. Allora, la fornace di argilla, maleficio abbiamo messo, conceri l'abbiamo messo. Bottega del tintatore, ah, cominciamo a mettere anche un po' di queste botteghe qua, però io direi di metterle un po'. Diciamo a me, oddio, non lo so, poi se domani voglio espandere con il pascolo, però. Cosa, dove stava l'altra cosa? Dove stava l'altra strada che portava? Ah, eccola qua, mettiamola qua, ecco. Ok, raga, cominciamo a mettere anche un po' di cose. Fornace. Va, mettiamo pure la fornace. E basta, per il momento va bene. Cominciamo a mettere anche qualcosa, almeno cominciamo ad andare avanti, signori. Adesso siamo tornati al 100% di felicità. Le case stanno costruendo qua. Attenzione, abbiamo portato un'altra casa a livello 2. Questo è livello 3 addirittura, no, livello 3, aspettiamo. Questo è livello 2. Vai, fai pure questo a livello 2, così completiamo un altro obiettivo. E poi cosa possiamo fare? Vediamo un po', cosa possiamo mettere? Abbiamo un nuovo rotto commerciale, costa 50% di meno. Questo lo facciamo, signori, perché ci costa troppo, ovviamente, attualmente nel commercio, quindi lo facciamo. Deposito generale che è pieno. Dispensa piena, quella è dispensa piena. Tanaio, questo ce l'abbiamo. Questa, ragazzi, però me lo dovete costruire, se no è inutile. Che siamo a fare? Andiamo, mettiamo avanti, dai. Raga, mo così riusciamo a tenerli. Riusciamo a tenere il passo. Riusciamo a tenere. Vedete, la legna consumiamo, produciamo, capito? Diciamo, con l'import. Allora, ragazzi, con l'import export, col punto di scambio è molto fondamentale. Molto fondamentale, devo dire. Oh, raga, ma vi state a costruire qua? Che dobbiamo fare? No, no, questi no, questi metteteli bassa. La salvataggio completato. Fate questo qua, per favore, signori. Altissima purissima. Dai, perché se no non mi completate questo, poi la gente non può mettere il cibo. Ok, avete completato, andiamo. Tanto il nostro re Franco ogni tanto fa vedere. Salve popolana. Cosa vende? Carciofi? Carote, carote insalata, carne. Salve popolano. Salve. Vedo che bancarelle funzionano qua. Vedo. Buonasera. Salve signore, salve. Come andiamo il mercato oggi? Come va? Bene? Come on. Tanto quello porta la birra, vedete come porta il sacco di cose la birra. Cioè... Ah, ma andiamo a fare una bella birrozza. Senti, ma la birra è la spina? Birra è la spina? Tanto abbiamo anche. Attenzione! Abbiamo guadagnato l'influenza più 1.2k. Attenzione! E anche favori del re. Attenzione, ragazzi, stiamo livellando anche il re Franco, sta prendendo anche molto più stima da tutti. Quindi occhio re Franco, signori. Però qua abbiamo le costruzioni che non si completano, però, signori, che dobbiamo fare? Ah, perché stanno facendo anche questo, ok. Vabbè. Guarda, facciamo una cosa, mi finite prima un attimo questo qua. Fate questo un attimo, per favore, e poi fate il resto. Perché il granaio è molto più importante. Dove mettere la roba, perché sennò qua la perdiamo la roba.
La perdamo, la perdamo. Poi non ci va bene. Tanto la costruzione qua, scusa. Ordi un nuovo cavallo. Ordiniamo un nuovo bue, per favore, che ce ne mettiamo due. Che ci servono, mo li bestiamo qua. Ma l'altro non stava in questa zona, l'altro? Ma aggiorniamo pure questa, per favore, che ce ne mettiamo anche in altre uno. Allora, questa è adesso molto bassa. Dai, su, signori, il proprietario... ci serve gente, infatti... Voglio che finiscano a costruire pure queste veloce qua. Ci serve gente, signori, perché sennò è un casino. Il cibo sta andando. Ma raga, procedi, i campi qua... Quello che stiamo facendo non stiamo facendo bene, comunque, secondo me. Poi qua vediamo anche di mettere qualche altro orto, qualche altro soldo. La chiesa l'hanno aggiornata a livello 2. Quindi vedi, abbiamo anche completato tutte. Hanno rubato, erano più cazzo questi, eh. Questi, quei banditi che stanno qua, so. Questi qua. Madonna puttana. Mo, sono ancora qua. Gli sferro l'attacco, te lo giuro, avanti a Dio. Ah, oh, l'hanno completato il granaio, bravi, bravi. Allora, finite a fare questo. Vai, completate questo, così facciamo l'obiettivo. E poi, signori, dobbiamo cominciare a costruire qua, eh. Cominciare a costruire le case, che ci serve gente. Non ci abbiamo più le gente. Qua, raga, facciamo un po' misto. Qua facciamo un po' pollaio, un po' carote, un po' mela. Quindi facciamo un po' di cose. Guarda, vedete i soldi, ragazzi, che porta. Vedete i soldi che porta. Guarda, guarda, guarda quante entrate. Guarda quante entrate. Tanto qua le pecore stanno arrivando. Ehi, quante pecorelle. Ok, quindi basta, basta. Per il momento basta di pecore. Basta, basta. Stop al commercio. Le importate un po' di pecorelle. Anche un po' di pecorelle ce l'abbiamo. Intanto qua anche il lino sta facendo il suo frutto, però... Secondo me, ragazzi, qua ci puoi mettere pure un'altra famiglia, secondo me, che se ne occupa, perché comincia ad essere un po' troppi campi. Intanto qua la chiesa l'abbiamo livellata. Livello 2, livello 2. Allora, ragazzi, abbiamo completato anche un altro obiettivo. Poi abbiamo livello 3, vabbè, ma quello mo aspettiamo. Tanto qua stanno costruendo, perfetto. Allora, qua ci mettiamo carote. Mettiamo il carote. Qua ci mettiamo pollaio. Eh sì, cominciamo a fare un po' una cosa. Almeno abbiamo più uova, più cose. Ragazzi, se no qua... Se no, dobbiamo sempre rispendere soldi. Non mi va di rispendere soldi un'altra volta per ristabilire equilibrio delle cose. Qua ci mettiamo questo che fa le pelli. E qua ci mettiamo l'albero di mela. E ne mettiamo un altro uno di mela, perché la mela ce n'abbiamo poca, per dire la verità. Ne andiamo a mettere un altro. Allora, poi portiamo anche livello 2, ragazzi, le case poi. Poi le case le portiamo, queste le portiamo tutte a livello 2 poi. Vabbè, poi dobbiamo aspettare. Anzi, queste lasciamole così. Queste, ragazzi, lasciamole così. Ok, adesso cominciano a venire un po' più a lavorare. Allora, facciamo una cosa. Poi ci mettiamo un'altra famiglia. Volendo pure qua un'altra famiglia ci vorrebbe, sinceramente. Vabbè, allora, mi costruisci... Vai, costruiscimi queste. Queste è quelle che avevamo messo pure. Poi vediamo un attimo cosa metterci. Allora, questi stanno rimetti i cosi. Mette... Vai, mettili anche qua. Ok, stiamo dicendo un po' di aree di lavoro. E no, questa mi devi pure costruire pure questa. Allora, vediamo se è arrivato l'altro bestiame qua. Sì, abbiamo più, vedi, abbiamo due. Così abbiamo anche più bestiame, perché mo ragazzi richiedono molto più. Tanto guarda, guarda quando si cresce la legna qua. A livello 2, porta pure questa a livello 2, dai. Almeno qua un po' di casa a livello 2 le portiamo. Sì, banditi hanno rotto il cazzo, eh. Banditi. Vogliamo assoldare qualche... Mo assoldiamo qualche mercenario. Allora, qua volendo se ne potrebbe rimettere anche un altro. Vai, qua ci mettiamo un altro cacciatore.
Tanto stanno venendo altre gente a lavorare, cioè nel nostro villaggio. Qua la farina continua, il pane continua la produzione. Ragazzi, salvatina, perché secondo me non siamo messi male. Il prossimo episodio dovremmo cominciare ad attaccare pure noi, perché se no... Allora, mettiamo un po' meno veloce. Allora, questo cosa fa? Richiede un rifornimento di combustibile. Ma questo fornace, cosa faceva la fornace? Andiamo a vedere, che non me lo ricordo. Lavora, converte i minerali ferrosi. Lavora il ferro. Oddio, volendo dopo ce lo possiamo vendere, perché noi un po' di ferro ce l'abbiamo, volendo, eh. Quindi un po' di ferro, secondo me... Guarda, mettimicene uno a lavorare qua. Riserve di combustibile, tenetene sempre una decina, giusto così. E vediamo un attimo come procede qua. Tanto la stalla piccola l'hanno finita a costruire. Vai, allora richiedi anche il bestiame, anche un'altra cosa qua. Vai, 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 ragazzi. Sì, sì. Stiamo andando spediti, ragazzi. Il grano ci abbiamo un po' meno, però stiamo raccogliendo. Volendo, poi se potremmo fare, quando prendiamo qua ci espandiamo. Madonna, qua raga, ci espandiamo qua coi campi, io dico. Oppure lo abbiamo qua. Qua possiamo fare campi, un po' di pascolo, ma vediamo perché ci serve. Allora, dove sta questo? Oh, dai, costruiscemola, su, forza. Ce la facciamo a costruirlo? Andiamo, andiamo a forza, Andiamo? Non so. Ok, allora, questo cosa faceva il bot... Ah, il tintore, ci mettiamo uno qua a lavorare. Questo pende, che faceva la bottega del tintore? I lavoratori convertono bacche in tinture. Vabbè, e c'hanno anche una cosa in più, dai. Ah, no, ok, raga, ora non abbiamo più nessuno, però. È stato avvistato un esercito? Ma dove sta sto esercito? Ui! Non mi dica che vengono qua. Non mi dica che vengono qua sto esercito. No, speriamo di no, ragazzi, speriamo di no. Vabbè, è stato avvistato un esercito pure, va bene, vabbè. Allora, abbiamo un granaio pieno, però, dice, giusto? Dove è pieno? Ah, il magazzino. Allora, ne facciamo un altro di magazzino, che problema ci sta? Fallo sempre vicino qua. Ecco, fallo qua. Vai. Guarda che poi non ci abbiamo nessuno, però, a lavorare. Cazzo, non c'abbiamo nessuno a lavorare, però. Non abbiamo nessuno a lavorare, però. Aspetta, ragazzi, togli questo. Ah, no, aspetta, ci sta una famiglia arrivata. Vai, vai. Posto a posto. Non c'avevamo nessuno per costruirla, mo. Giustamente, sono tutti a lavorare. Allora, questo ce la teniamo per la costruzione, ragazzi. Una famiglia va sempre tenuta per la costruzione di cose, perché sennò è un casino. Allora, come siamo qui? Abbiamo fatto 10 livello 2. Oh, livello 3 qualcosa, poi continuiamo a fare il popo. Intanto costruiamo un altro magazzino. In teoria ci dovremmo mettere anche uno a lavorare al magazzino. Poi non ce ne abbiamo uno. Fa uno. In teoria andrebbero messi un po' di più a lavorare. È il fatto che non abbiamo famiglie, signori. O pariamo case, o aspettiamo che... non lo so. Comunque, ragazzi, mi piace. Mo' abbiamo avvistato sto esercito che sta venendo nel nostro confine, però. Sta sconfinando? Però non ce l'hanno con noi. Non ce l'hanno con noi. Penso che andranno dall'altra parte. Dai campi ribelli. No, ce l'hanno con noi perché si sono fermati qua. No, stanno andando. Ok, stanno andando. Capito, ma mandi avanti, grazie. Mandi avanti, per favore, il gioco. Grazie, molto gentile. Abbiamo anche le cose ricche di ferro. Qua potremmo metterci anche una cosa di ferro. Ok, allora, quindi non ce l'avevano con noi, perfetto. Allora, ragazzi, io direi di metterci qua una miniera di ferro. Ovviamente, mo' non l'andremo a attivare la miniera di ferro. Vabbè, questa lasciamo nella media. Quando ci andiamo. Allora, attenzione, ragazzi. Sono avvistati un po' di eserciti. Qua una cosa non mi sta piacendo, Allora, questo l'hanno. È stato avvistato un altro esercito. Allora, vabbè, devono comparto. Allora, aumentiamo anche il magazzino qua, per favore. Almeno, andiamo a mettere anche un po' di qua roba. Dispensa piena.
Vabbè, questo non posso fare niente se la dispensa è piena, signori. Dovete vendere. Vabbè, ragazzi, io mi fermerei qui per questo episodio. Andiamo a fare salvataggio. Mi fermerei qui. Abbiamo fatto tanto, come avete visto, ragazzi. L'import-export è la cosa più importante per, ovviamente, per il commercio. Io ho dovuto vendere, comprare. Alla fine abbiamo trovato un equilibrio. E adesso, con tutte le capanne che abbiamo fatto e tutti i lavoratori, stiamo tenendo e pian piano stiamo salendo. Vedi, mo abbiamo fatto anche più risorse. Abbiamo messo la miniera di ferro, cominciamo a lavorare anche il ferro. Ho comprato un po' di armature perché, come potete vedere, ragazzi, c'hanno sia... Ma quello di là dobbiamo... Il prossimo episodio, ragazzi, facciamo l'invasione. Proviamo a fare invasione. O prendiamo il nostro popolo o assoldiamo dei mercenari. Perché visto che abbiamo qualche gruzzoletto, possiamo farlo e vediamo anche pure come funziona sto fatto dei mercenari. Raga, io vi ringrazio di essere con me, di avermi fatto compagnia anche su questa serie di Manos Lord. Grazie ancora di essere stati con me. Spero che il video, ragazzi, vi sia piaciuto. Un bellissimo pollice in su per supportare serie e canale. Soprattutto, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, tanto è gratuito, ragazzi, è tutto gratuito. Anche sotto in descrizione tutti i link sono gratuiti, ragazzi, è gratis, andateci, passateci. Raga, detto questo, noi ci becchiamo nei prossimi video e live qui sul mio canale YouTube o sul tubo viola, che ovviamente lo avete tutto sempre sotto, tutto in descrizione. Alla prossima, ciao belli!